Grazie a tutti, buongiorno, grazie per l'opportunità di intervenire a questo workshop. Io sono Edoardo Stella, sono il direttore commerciale di Alpacom. Oggi voglio parlarvi dell'azienda che rappresento, della soluzione che Alpacom propone per la finitura, la progettazione e il visionamento del foro finestra. Il nostro core è la produzione del controtelaio equipmentato, appunto il monoblocco, un sistema prefabbricato che ospita al suo interno il cassonetto prefabbricato isolato che va a scomparsa, il sistema oscurante, le guide per lo scorrimento del sistema oscurante incassate nella spalletta e il falso telaio per l'alloggio del serramento. Un sistema certificato che taglia completamente i ponti termici con una finitura industriale di facile intuizione, quindi facile da utilizzare, ma che soprattutto coinvolge e può coinvolgere qualsiasi tipo di muratura che venga scelta da progetto, qualsiasi tipo di oscurante e, perché no, qualsiasi tipo di serramento. Vi presento brevemente l'azienda. Noi nasciamo a metà degli anni 80, siamo dalla provincia di Vicenza e diciamo abbiamo 9.000 metri quadri di area produttiva. Questo ci ha permesso sostanzialmente di portare all'interno dell'azienda un po' tutta la produzione. Il 75% del materiale che trattiamo in azienda è prodotto all'interno dell'azienda. Siamo su 5 stabilimenti autonomi, hanno tutti il protocollo Lean. Cosa vuol dire? Che ogni stabilimento produce solo ed esclusivamente una parte del monoblocco, quindi estremamente specializzata in quel tipo di prodotto, cioè dove facciamo le spallette, dove facciamo i cassonetti, dove facciamo una linea di prodotto particolare. Quindi anche la manodopera stessa è estremamente specializzata. Il nostro è un prodotto, io amo dire, sartoriale, cioè viene progettato su misura e ogni monoblocco è diverso dall'altro. L'ultimo stabilimento lo abbiamo aperto 15 giorni fa, è uno stabilimento all'avanguardia dove produciamo tutte le nostre spalle tramite iniezione di schiuma poliuretanica, unica azienda in Italia a produrre le spalle con questo tipo di procedimento. Prima azienda in Italia a sviluppare il sistema monoblocco equipmentato, prima azienda del settore ad ottenere la certificazione nel 2017 di Industria 4.0, quindi un prodotto, ripeto, altamente industrializzato con una finitura industriale. Noi siamo presenti su tutto il territorio nazionale e questo è un plus, perché tutte queste persone che diciamo si muovono nelle varie realtà italiane fanno confluire in azienda una serie di richieste e quindi di dati preziosi per la crescita e lo sviluppo di nuove soluzioni. Vi faccio un esempio: ci sono dei vincoli legati ai centri storici per cui molto spesso bisogna lavorare riutilizzando i sistemi oscuranti presenti con le facciate senza andare a intaccare le facciate esistenti e quant'altro, ma c'è anche una realtà legata propriamente all'abitudine costruttiva. Allora, noi siamo di Vicenza. Tipico è lo scuretto alla vicentina, lo scuretto di impacchettamento. Se andiamo a Padova, la provincia a fianco, lo scuretto diventa alla padovana. Se andiamo a Treviso, lo scuro diventa l'antone esterno con il cardine sul muro in facciata. E se vogliamo andare a Verona, l'antone esterno ha il cardine in mazzetta. Quindi quattro province della stessa identica regione, quattro abitudini costruttive diverse. Avere personale su tutta Italia, immaginate quale flusso di richieste e di personalizzazioni possa venire all'interno dell'azienda in un singolo giorno. Servire così tanti cantieri in un anno ci permette di accrescere il nostro know-how, ma soprattutto di poter adattare la nostra soluzione alle richieste specifiche del progettista. Perché dico questo? Il sistema costruttivo negli anni, da inizio anni 80, quando nasciamo noi, è cambiato notevolmente. Ci sono murature che non sono più le stesse murature di 35 anni fa, per fortuna, aggiungo, ma sono ognuna particolare, con delle caratteristiche e delle concezioni particolari. È chiaro che servire tanti cantieri ci mette in contatto con tutti questi tipi di muratura che proprio voi scegliete di utilizzare, perché hanno una resa diversa rispetto alle murature degli anni passati. Oggi la percezione del consumo, di cosa mi costa il mantenimento dell'abitazione, è diventato prioritario nella scelta di un appartamento da parte del cliente finale. Qui vi porto un esempio, per andare subito al lato pratico, di due palazzine gemelle in due stati avanzamento lavori diversi.
La prima, quella di destra, è a grezzo, è in attesa che venga montato il monoblocco. La seconda invece ha il monoblocco appena montato. Cosa vi fa notare? Che io ho una forbice temporanea in cui devo intervenire, che è molto specifica, altrimenti la palazzina rimane ferma. Il controtelaio qui bentato, in questo caso c'era un cappotto, è indispensabile che venga applicato sulla muratura per poter poi proseguire con i cappotti, in questo caso, gli intonaci interni, quindi gli impianti, le tramezze, e andare avanti poi fino ai serramenti, dare la tinta e consegnare gli appartamenti. Produrre tutto in alpago mi consente anche di sincronizzare la fornitura in quella forbice di tempo che altrimenti bloccherei il cantiere. Tecnicamente qui è stata scelta una spalletta, la vedete sulla destra in sezione, una spalletta con un profilo esterno in alluminio indeformabile per i cappotti e il serramento a filo muro interno. Tutto quello che vi ho detto e vi dirò nei prossimi 5 minuti, vi giuro non vi rubo più tempo, vale sia per le nuove costruzioni che per le riqualificazioni energetiche, che una volta si chiamavano ristrutturazioni. La cosa interessante è data dal fatto che con la nostra soluzione riusciamo a lavorare senza toccare, se fosse necessario, la facciata esterna, quindi centri storici con dei vincoli di facciata, oppure un unico appartamento all'interno di una palazzina che decide di fare una ristrutturazione, quindi un efficientamento energetico, mi consente di andare a lavorare senza dover distruggere la facciata, quindi all'interno di un unico appartamento. Tolgo, quindi va a scomparire il cassonetto in legno, il cosiddetto cassonetto all'italiana, che ha un grosso impatto estetico, siamo d'accordo, ma è un ponte termico, un ponte acustico pazzesco. Vi garantisco per esperienza mia personale che togliere quel cassonetto, montare un monoblocco con un cassonetto a scomparsa qui bentata, quando entrate in un appartamento appena ristrutturato, la percezione del guadagno da un punto di vista energetico non è tassabile, non si avverte. Ma quello che avvertite è il silenzio, una cosa che prima era impossibile da ottenere. Avete capito che sostanzialmente il monoblocco Alpacom si adatta sostanzialmente a tutte quante le murature, ma soprattutto a tutti i sistemi oscuranti, dagli antoni, quindi le persiane, gli scuretti come quelli che facciamo a Vicenza, il classico avvolgibile, il frangisore, quindi i sistemi a lamelle per orientare l'afflusso di luce all'interno di un appartamento, ma anche sistemi più moderni come avvolgibili orientabili, avvolgibili blindati e quant'altro. Questo dà mano libera al progettista di scegliere il sistema oscurante che più gli piace. Ma non solo, c'è un supporto in fase di progettazione dato dalla rete vendita. La nostra è una rete, non è una rete propriamente commerciale, è una rete tecnica, perché il primo passo io devo andare nello studio del progettista e raccogliere i dati. Devo capire cosa vuole fare, che muratura utilizza, la larghezza, le dimensioni delle aperture, il tipo di serramento, il tipo di oscurante. Ed è una consulenza tecnica importante, perché siamo d'accordo oggi progettare una porta finestra con dimensioni enormi è bello, lavorai anch'io sul progetto di casa mia, ma ci sono dei limiti che molto spesso il progettista non conosce. Una porta finestra da 4 metri e mezzo con l'avvolgibile è molto bella, peccato che l'avvolgibile arrivi a 4 metri. Quindi cosa deve fare un tecnico preparato? Non dire no, non si può, ma dire no, ma dare un'alternativa e capire poi con il progettista se l'alternativa porta al risultato che uno aveva pensato inizialmente. Tutto questo termina con la consulenza tecnica di cantiere, è indispensabile. Sulla carta sta sempre tutto in piedi. Bisogna vedere la prova dei fatti, cioè in cantiere parlare con la direzione lavori, parlare con i capocantieri, capire se le predisposizioni che sono state fatte nelle murature sono quelle necessarie poi per ospitare il nostro monoblocco. Questa slide è una slide importante. Il post vendita non è la garanzia di 2 anni che vi diamo sui motori, sul prodotto. Sarebbe una slide inutile se volessi vendervi che Alpacom vi dà 2 anni di garanzia, è un obbligo di legge. Il post vendita è dato dall'assistenza che si dà in cantiere nel momento in cui la merce è arrivata in cantiere. Perché? Perché c'è la necessità molto spesso di chiarimenti,
di fare piccole modifiche, ci deve essere un interlocutore capace di venire in cantiere e spiegare a chi poi ci deve mettere mano eventualmente cosa deve fare. Il tutto corredato da una certificazione termica che Alpaco ha fatto con l'istituto TUV, quindi un istituto direi di una alta attendibilità. Lo abbiamo fatto sul nostro prodotto peggiore, perché questo? Perché volevamo dimostrare ai nostri clienti che col nostro entry level si rimane ampiamente dentro quelli che sono i margini di legge e quindi è tutto migliorabile, sia da un punto di vista di resa termica, ma anche da un punto di vista di resa acustica, che è fondamentale oggi come oggi garantire una classe di efficientamento energetico A+ o A++, ma soprattutto è indispensabile dare una resa acustica ben specifica. Abbiamo una linea di prodotti con le certificazioni CAM che si sono rese obbligatorie con l'efficientamento del 110%. È una certificazione del ciclo produttivo, quindi non è un'autocertificazione, ve lo dico a vostro uso e consumo, dove il produttore vi dice ho utilizzato prodotti CAM, non è sufficiente, serve un certificato del ciclo produttivo. E novità di 2 settimane a questa parte, abbiamo presentato il monoblocco ignifugo. Il monoblocco ignifugo serve per chi decide di approcciare questo tipo di legislazione sulle costruzioni sopra i 24 metri, quindi è fondamentale presentare anche su questo un certificato di un certo tipo. Eventualmente approfondiremo al desk se avete dubbi o domande. L'altro servizio è la posa sulla muratura. La posa sulla muratura molto spesso se la fa l'impresa, però più grosso diventa l'intervento, più è indispensabile che il progettista e la direzione dei lavori affidino all'azienda produttrice tutto il ciclo, quindi dalla produzione del monoblocco, l'assemblaggio e la posa sulla muratura, che può essere una posa eseguita a regola d'arte oppure può essere una posa clima certificata. Posa clima certificata è comunque una posa eseguita a regola d'arte con tutti i prodotti, quindi i nastri, le schiume, gli autoespandenti e via dicendo, che sono brandizzati e rilasciati ufficialmente da Posa Clima. Per questo tipo di posa viene rilasciata anche una certificazione, unico tipo di posa dove è possibile richiedere ed ottenere una certificazione. Riassumendo tutto con un video breve ma significativo, abbiamo realizzato su un cantiere dove ci hanno ospitato gentilmente dei nostri clienti, quindi questo non è un cantiere finto fatto con una muratura ad hoc, questo è un cantiere reale. Come vedete il nostro controtelaio, quindi il monoblocco, è arrivato, è stato assemblato, quei distanziali trasversali servono per mantenere la forma durante tutto il processo di posa sulla muratura, sono elementi che poi vanno a perdere. C'è una guarnizione, questo è un elemento fondamentale, una guarnizione in neoprene che va ad appoggiare sui marmi e impedisce che ci siano infiltrazioni d'acqua nel punto più critico del controtelaio, cioè il punto di aderenza tra la spalletta e il marmo. E con i cambiamenti climatici, e non voglio spiegare proprio a voi di cosa sto parlando, le infiltrazioni d'acqua saranno e sono un problema sempre più pericoloso quando affrontiamo il controtelaio. In questo modo invece risolviamo i problemi. Allora, il posizionamento con la messa a piombo porta via poco più di 10 minuti, quindi è molto veloce, una messa a piombo rapida. Una volta che è stato bloccato all'interno del foro, il controtelaio viene schiumato. È una schiuma particolare, basso espansiva, ad alta resa acustica. La schiumatura viene fatta su tutto il perimetro, sia interno che esterno del nostro controtelaio, vedete, è un perimetrale da tutte e due le parti. Anche questo processo dura un'altra decina di minuti. L'ultima fase è quello di andare a fissare meccanicamente il monoblocco, la muratura. Questa è una muratura un po' particolare, si è optato per delle turboviti che vanno a prendersi in questo caso su un calcestruzzo, e diciamo che in meno di mezz'ora io sono passato ad avere un foro grezzo ad avere un foro finito, quindi avere completato e finito il foro finestra,
con una carta d'identità ben precisa di quel foro, perché dimensioni rispettate, resa termica e resa acustica ben chiare. Il mio intervento giunge quasi al termine, come promesso sono stato veloce. Quest'anno noi siamo in tournée con Infoprogetto un po' in tutte le principali città d'Italia, dove portiamo il nostro controtelaio a conoscenza di professionisti. Diciamo che l'evento principale di quest'anno terminerà a novembre con la più grande manifestazione, diciamo, di settore, che è Made Expo a Milano, dove noi siamo presenti con uno stand molto interessante, e se pensate di venire a Made Expo ritenetevi già invitati, nel senso passate a trovarci. Siamo dal 15 al 18 di novembre. Qui con me oggi al desk c'è Paolo Benzi, che è il nostro referente di zona, quindi se volete passare e prendere contatto direttamente con chi poi si occupa del territorio è Paolo Benzi ed è con noi al desk. C'è anche la mia direttrice del marketing Giusi, che mi invita sempre caldamente a invitare voi a visitare i nostri siti, a seguirci sui nostri social media. Abbiamo molti canali social dove pubblichiamo tutti i giorni dei brevi reel, quindi dei video che sono sia tecnici sia informativi, molte volte anche semplicemente curiosità di vita all'interno dell'azienda. Il nostro sito è un sito open source, quindi potete entrare, scaricare schede tecniche base senza dovervi registrare, quindi molto diretto, molto veloce. Io vi auguro buona continuazione e grazie per l'attenzione. Grazie a te, complimenti.